non come far passare un cammello dalla cruna di un ago, ma certo, con la Brexit imminente, il collo dell'imbuto tra Calais in Francia e Folkestone in Gran Bretagna si va restringendo. Martedì, sul versante francese del tunnel della Manica, è stato effettuato un test con i camion merci che hanno subito controlli di dogana e confine, proprio come se la Brexit fosse già in atto. Ci saranno molte attese, molti controlli, molte file da entrambi i lati, migliaia di camion, code, ore d'attesa. E poi c'è l'incertezza perché non sappiamo quando succederà. È tutto ancora rinviato e dovremo affrontarlo. Il principio sembra semplice, i camionisti devono essere provvisti di una dichiarazione doganale convalidata, un semplice codice a barre di documenti preregistrati e scannerizzati da un operatore dell'Eurotunnel. Allo stesso tempo vengono effettuati controlli di sicurezza o di immigrazione che sono obbligatori, poi a discrezione può essere disposta un'ispezione delle merci. La capacità di accoglienza del sito, con i suoi 5.000 camion circa al giorno, è stata aumentata per evitare code da incubo. Comunque, se dobbiamo aspettare, aspetteremo, fa parte del lavoro. No, penso che vada bene, va bene, va bene, nessun problema, in realtà non ho paura. Le autorità doganali francesi si stanno preparando da quasi 2 anni. Ci stiamo preparando con il personale, con le procedure informatiche. La frontiera digitale è qualcosa di complesso, ma che finalmente oggi funziona. Dopo il test su larga scala, le dogane francesi e Eurotunnel hanno dichiarato di essere fiduciosi nella capacità di gestire il flusso di traffico tra Francia e Gran Bretagna attraverso la Manica in caso di Brexit. Il cortocircuito non ci sarà, almeno sulla carta.